La Roma Nuoto chiaramente, come indicato anche dal nome, non si muove solo sulla pallanuoto, ma anche sulle altre discipline acquatiche, e ci stiamo muovendo appunto per l'organizzazione, che è quasi completa, di un meeting nazionale di nuoto, il nostro secondo in verità, ma questo sarà su scala appunto nazionale, qui al Foro Italico in estate, quindi si presta anche di più come cornice per coinvolgere, posso dirlo tranquillamente, i migliori nuotatori che la nazione può offrire e creare un evento, uno spettacolo, perché poi si tratta anche di questo chiaramente. E, tra l'altro potrebbe essere in contemporanea anche con le nostre finali Under 17, quindi speriamo di creare un evento a 360 gradi che coinvolga tutto il nostro mondo. Se parliamo del lato sportivo, il raggiungimento della 1 è uno scudetto a livello giovanile su tutti. Se parliamo del lato imprenditoriale è ampliare chiaramente il proprio brand, al di là, ancora prima delle sponsorizzazioni, ancora prima di trovare una piscina, che poi è quello che stiamo facendo e che in parte siamo riusciti a fare, è l'ampliamento del brand, della valorizzazione del brand tramite appunto il media marketing, ma non solo, il coinvolgimento del pubblico. Io trovo che a prescindere dalla pallanuoto, che sia uno sport incredibile, eccezionale, bellissimo, ma il logo Roma abbia una forte attrattiva, un forte richiamo che però sta a noi pubblicizzare e valorizzare al giusto modo. Come accennavo prima, la Roma Nuoto non è solamente pallanuoto, anzi, noi vogliamo ampliare le discipline sportive che fanno parte appunto del settore natatorio. La prima di queste è appunto il nuoto, con la quale noi andremo a partecipare con due atleti agli assoluti estivi. Traguardo principe per tutti i nuotatori che si preparano durante la stagione. Detto questo, per essere il primo anno che noi intraprendiamo questa strada, è un gran traguardo, è un gran traguardo, è inutile nasconderlo, e speriamo di migliorarci anche lì. Personalmente ho poca esperienza nel mondo del nuoto, ma non vedo l'ora di farne e di imparare sempre di più e di buttarmi in un altro settore che considero molto affascinante.